Benvenuti telespettatori di Toscana Sprint a Marina di Carrara, una zona di mare per la 32esima edizione del Gran Premio Industrie del Marmo. È una gara a carattere internazionale, quindi di grande blasone del panorama Elite e Under 23. Qui vediamo le Alpi Apuane, le famose anche cave del marmo che ci sono qui a Carrara. Bellissimo il mare che si infrange sugli scogli, quindi anche un'atmosfera bellissima per questi atleti che, nonostante il forte vento che, come si può vedere dalle onde del mare, c'era, hanno voluto prendere parte perché, lo ripetiamo, una gara internazionale che quindi corridori da tutte le parti del mondo. Qui ci sono stati anche vincitori passati al professionismo, come nel 1992 la vittoria di Simone Biasci, nel 1993 la vittoria di Alessandro Baronti, il doppio vincitore Matej Mujerli, passato poi con la formazione dell'Adria Mobili professionismo, lui che ha vinto nel 2004 e a distanza di 10 anni nel 2014, poi la vittoria di Raffaele Andreato nel 2011, Maglia Petroli Firenze, la vittoria anche di Simone Stortoni, anche lui al professionismo, quindi una gara molto importante, una gara che ha visto vincere molti che sono passati al professionismo, un percorso che indicava 174 km che si snodava su due percorsi. Ricordiamo, l'organizzazione era dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Fausto Coppi di Carrara. Qui le immagini intanto della presentazione delle varie squadre. Lo ripetiamo, 174 km che si snodavano su due percorsi, uno più corto in piano che era di 16 km e il secondo con la salita di Ponti di Vara che era di 25 km. La salita era da ripetere 4 volte, mentre nel giro finale, l'ultimo giro, c'era anche la salita di Bedizzano. Le immagini qui della formazione della Maltinti, banca di Cambiano, vediamo le formazioni, le possiamo dire qui la Maltinti, c'è la Zalf, Euromobili Desire Fior, che ha Zanoncello, che ha già fatto cinquina quest'anno, 5 vittorie per lui quest'anno, la Beltrami Opla Petroli Firenze, che ha Tommaso Fiaschi, vincitore a qualche settimana durante il giorno di Pasquetta al circuito di Poggio la Cavalla, la BS Carrera, la Dimension Data, che ha due corridori, soprattutto Matteo Sobrero e Ciocri Elmedi come corridori di punta, la San Gemini Trevigiani, che è anche una formazione che Continental, che può gareggiare anche nelle gare professioniste. Poi troviamo il team Colpack con Paolo Baccio tra i suoi corridori di riferimento. La Tyrol KTM Cycling Team è la prima formazione estera, perché corridori del Tirolo, austriaci. Poi c'è un'altra formazione straniera, la Astana City, corridori del Kazakistan, quindi la nazionale, la rappresentazione della nazionale russa. Qui le immagini del via ufficiale dato dal vice sindaco Matteo Martinelli, vice sindaco di Carrara. Eccole qui il via dei corridori che hanno preso parte. Noi stavamo dicendo della nazionale russa, la terza formazione straniera. Poi c'è la Old World Zappi, anche loro formazione straniera. L'Unione Ciclistica Monaco, la Nice Cycling Team, la Casillo Maserati, la Mastromarco Sensi Nibali con Maglie, Masi, Molini, corridori fortissimi. La Named Rocket, la General Store, la Team Cinelli, il Team Forte Braccio, il Team Franco Ballerini, il Velo Club Racing Palazzago, la Viris Vigevano, la Work Service Coppi Gazzera, l'Associazione Dilettantistica Team Malmantine, la Fly Cycling Team, la Futura Team, la Gragnano e la Maltinti, che abbiamo visto nelle immagini, la Regolo Team. Queste sono le formazioni, 28 le formazioni al via per un totale di 156 atleti. L'abbiamo detto, alcuni dei favoriti, però devono ringraziare anche per questa 32esima edizione i vari sponsor come Marmi Carrara, Marble Industry, la Manfredi e Bocchi, la cooperativa Incavatori Gioia, la Santi Marmi SRL, la Generali Andrea Assicurazione,
la Campeggio Italia, la Franchi Umberto Marmi, la Fiorino, a cui è anche dedicato un memorial in questa gara. E con le immagini sulla corsa siamo al chilometro 12, dove ci sono tre corridori fuori. Uno è della rappresentativa della nazionale russa, l'altro ci pare un corridore del Monaco con il numero 46, ora è passato a condurre Losev Ilia della nazionale russa, poi con il numero 13 della BS Carrera è Matteo Bellia, e della Monaco non abbiamo individuato ancora il numero, ci pare un corridore della Monaco, si tratta del numero 59, Mark Magheul, quindi sono loro che hanno preso un vantaggio di 20 secondi, lo ripetiamolo, questo è il primo giro in piano, poi dopo questo ci sarà un altro, ci sarà il giro più lungo, qui dietro vediamo alcuni scatti per provare a evadere, vediamo Paolo Baccio che sta provando a evadere con un gruppetto, qui Patrick Gamper della formazione della Tirol KTM, stanno provando a evadere questi corridori, a cercare di rientrare anche un altro membro della nazionale russa, le immagini tornano sul corridore tirolese austriaco della Tirol KTM, Patrick Gamper, qui siamo al primo passaggio, siamo al 16° chilometro, eccolo qui, i tre corridori hanno ancora un leggero margine, primo passaggio sotto l'arrivo, vediamolo questo bellissimo viale sul mare che dobbiamo dire è splendido per questi corridori, il gruppo sembra non forzare l'andatura, anche le maglie della Dimension Data davanti, quindi anche le formazioni straniere davanti, stavamo elencando alcuni sponsor come anche Cave Michelangelo di Bernardetti Franco, qui invece siamo già con le immagini sulla salita al 26° chilometro, inizia la salita per i tre davanti, sempre loro tre, il numero 59 ora a condurre, si trattava di Mark Mangheul, poi l'atleta a condurre è passato al numero 13, Matteo Bellia della BS Carrera, e poi lo ricordiamolo con il numero 46, Ilya Losev della nazionale russa. Il loro vantaggio è di 25 secondi per ora, ci viene segnalato una coppia al suo inseguimento, ed eccola qui la coppia all'inseguimento, maglia della Franco Ballerini, maglia della Palazzago, a condurre ora con il numero 105 della Franco Ballerini è Tiziano Lanzano, e con il numero 108 invece della Racing Palanzago è Niccolò Garibbo. Loro due sono riusciti a evadere dal gruppo, stanno inseguendo con un distacco di 25 secondi i tre atleti in testa, bellissimo vedere come i ragazzi, qui vediamo le splendide cave di marmo di Carrara, proprio qui dietro siamo con il gruppo, stavo dicendo come è bellissimo anche vedere le varie squadre venire da tutto il mondo, Russia, Francia per il rappresentante della squadra di Monaco, qui però ci sembra che il gruppo sia andato a riprendere proprio i tre corridori sotto la spinta dei corridori della Dimension Data, anche loro formazione straniera, hanno una squadra nel professionismo dove hanno anche corridori di riferimento come Roman Kreuziger, come Mark Cavendish, qui vediamo il passaggio sotto il tunnel, bellissimo questa immagine, uscire fuori e vedere le cave del marmo, ecco le cave del marmo, siamo ormai al GPM e il primo GPM di giornata vinto dall'atleta in maglia futura team Rosini, il numero 137 Rossano Mauti davanti al numero 22 l'atleta della Dimension Data Matteo Sobrero, corridore importante perché ha vinto già una gara a Mercatale qualche tempo fa, anche quella importante, e al numero 31 della formazione della Team Colpack Andrea Biagioli, ricordiamo che il GPM viene fatto anche a punti, quindi il primo GPM ricordiamo è stato vinto da Rossano Mauti, qui siamo tornati con le immagini sulla corsa, maglie anche della Stana davanti, al chilometro 43, e ora invece siamo al passaggio sotto l'arrivo, lo vediamolo, Ciocri è il medio ora a fare l'andatura della Dimension Data, passa lui per primo sotto l'arrivo, altri atleti, anche gli atleti della Astana, formazione che ha anche
Una formazione nel World Tour diretta da Beppe Martinelli, ha avuto nella sua formazione anche corridori come Vincenzo Nibali, Fabio Aru e il compianto purtroppo Michele Scarponi, scomparso ben 2 anni fa, quindi una formazione che fa anche dilettanti, come anche la Dimension Data, abbiamo ricordato, scorrono le immagini sugli altri atleti, sembra esserci una piccola rottura, abbiamo visto, non abbiamo visto, però... Qui siamo al 55esimo chilometro e dobbiamo dire che c'è stata una rottura perché ci sono 12 atleti al comando, diciamo anche di chi si tratta, Luigi Petrini della Maltinti, Stefano Targhetti della BS Carrera, Molini Filippo della Mastromarco Sensi Nibali, Mori Filippo della Work Service, Luigi Riva della Palazzago, Matteo Baseggio della Zalf, Tommaso Rigotti della General Sports, Rossano Mauti della futura Team Rosini, Rivi Samuele della Tirol KTM, Bayan Baev della Astana e Paolo Baccio nell'immagine era l'ultimo della Team Colpack. Dietro, eccolo qui, un altro gruppo con 47 secondi di distacco. Questo gruppo abbiamo visto subito con il numero 39 Patrick Gamper della formazione della Tirol KTM davanti a un compagno di squadra Samuele Rivi, però è lui ora a fare l'andatura, poi abbiamo visto anche altri atleti, stanno rientrando un po' tutti, è un primo gruppetto che sta cercando, tante le maglie anche della Zalf, ben 2 in questo gruppo, una maglia della Mastromarco Sensi Nibali, poi una maglia anche della Colpack a chiudere, non abbiamo identificato il suo numero, con il numero 8 si trattava invece di Castano Muñoz della Beltrami Opla, che stanno cercando di andare, e qui invece siamo ancora dietro con il grosso del gruppo che è molto allungato, 1 minuto e 20 per loro il distacco, a condurre ora il numero 43 Bolat Niazov della Astana City, poi altri membri della formazione russa, uomini della Dimension Data che cercano di forzare anche loro l'andatura, loro davanti hanno Chokri El Medi, quindi corridore straniero della Dimension Data che si trova nella fuga. E siamo al 70esimo chilometro, siamo con la seconda ascesa della salita, vediamo a fare l'andatura, era Paolo Baccio della Colpack, Filippo Mori della Work Service alla sua ruota, poi un corridore della General Sports, sembrava essere Tommaso Rigotti, l'unico corridore di questa formazione, poi Luigi Pietrini della Maltinti in quarta ruota e poi Federico Molini, uno dei possibili favoriti di questa corsa, e poi a scorrere il resto con Rossano Mauti dietro a Molini della futura Team Rosini, poi abbiamo visto, stiamo vedendo anche Samuele Rivi della Tirol KTM, l'atleta della BS Carrara, si trattava di Stefano Targhetti, e poi a chiudere con il numero 42 Bayan Baev della Astana. Vediamolo quindi qui, invece siamo dietro con il primo gruppetto in seguitore, a 40 secondi viene segnalato questo gruppo, vediamolo che dietro con il numero 6 sta passando a condurre Edoardo Faresin della Zalf Fior, poi dietro l'atleta della San Gemini, non riusciamo a scorgere ancora il numero, poi c'è Patrick, c'è un duo della Tirol, è molto folto il gruppo, col numero 27 della San Gemini si trattava di Fabio Mazzucco, duo della formazione della Tirol, stavamo dicendo, uno era Patrick Gamper con il 39, l'altro era Wildauer Marcus, eccolo qui con il numero 41, proprio lui, Wildauer Marcus, che chiude questo gruppetto della invece Petroli, si tratta di Muñoz Castano, a 40 secondi a questo gruppetto, mentre invece sta passando un duo a 1.15, si trattava con il numero 4 Abagnate Pasquale e con il numero 84 invece si trattava di Davide Casaretto, qui dietro siamo ancora con un gruppo ancora più indietro, segnalato a 1.50 questo gruppo, 1.50 ancora atleti della futura Team Rosini, poi la nazionale russa, gli atleti della General Sports, anche gli atleti della Dimension Data, altri atleti del Team Colpack, l'Unione Ciclistica Monaco con un atleta in questo gruppetto a passare, è passato ora uno degli atleti che ha fatto per la prima volta la fuga, era il numero 13 Matteo Vellia, qui siamo sul il grosso possiamo dire del gruppo, molto allungato su questa seconda ascesa con il numero
148, vediamo le immagini, sono andate su Francesco Pirro della Maltinti a condurre con il numero 68. Con il numero 68 era a condurre Andrea Cervellesa della Casillo Maderati. Il loro distacco era di 2 minuti e 15, quindi ormai sembrava quasi impossibile rientrare. Mentre invece qui siamo al passaggio, siamo al passaggio sotto l'arrivo, siamo all'84esimo chilometro e abbiamo visto che il gruppetto dietro sta rientrando sui 12 davanti. E se i nostri calcoli sono giusti, saranno 25 atleti al comando. Qui sta passando il duo che abbiamo detto prima. Eccolo qui, il gruppo, il duo, uno della Zalf e l'altro della General. L'atleta della Zalf, ripetiamolo, era Pasquale Bagnate. E qui sta passando ancora le immagini degli altri atleti, molto staccati. Il loro distacco, ripetiamolo, il duo era segnalato a 1.15, questo gruppetto a 1.50. E il grosso del gruppo sta passando ora, stanno cercando di evadere altri atleti dal gruppo, ma oltre 2 minuti il loro distacco, quindi possibile che tra i 25, che tra un po' dovrebbero ricompattarsi, tra i 25 di testa ci sia veramente chi uscire il vincitore, quindi vedremo se sarà così. Intanto vediamo le ammiraglie, il gruppo ammiraglie che sta passando sotto l'arrivo e c'è stata un'ulteriore selezione, un'ulteriore evoluzione, perché sono rientrati i uomini dietro sui 12 davanti, sono usciti fuori 25 corridori e da 25 corridori siamo al chilometro 92, sono 6 uomini al comando. Abbiamo visto Patrick Gamper della Tirol, abbiamo visto qui nelle immagini Chokri Elmedi della formazione Dimension Data, Paolo Baccio della formazione della Team Colpack con il numero 87, vediamolo, Tommaso Rigotti della General Store con il numero 111 invece della Palazzago, si tratta di Luca Rivi, sono loro 6 che stanno animando la corsa, hanno un vantaggio di 20 secondi sui loro inseguitori, ovvero i corridori che erano con loro fino a poco tempo fa, erano 25, dietro sono 19 corridori che stanno inseguendo a 20 secondi, guardate, li vedono, quindi ancora tutto da scrivere, però questi 6 atleti sono usciti, è andata a condurre ora Chokri Elmedi, passa un altro atleta, abbiamo dimenticato con il numero 55 George Kimber della Oldsworth Zappi, anche lui fa parte di questo gruppo, sono 6 gli atleti, dietro si sta cercando di rientrare, sono le maglie della Zalf che stanno spingendo per rientrare con il numero 5, si tratta di Matteo Baseggio, passa ora a condurre con il numero 137 Rossano Mauti della futura team Rosini, poi con l'86 della General Store, se non erriamo si tratta di Largo Daniel, ora passa a fare l'andatura Wildauer Marcus della Tirol KTM, ha davanti un compagno di squadra, lui Patrick Gamper, c'è anche un altro atleta della formazione della Tirol, dobbiamo dire, sono in forza, sono 3 atleti dietro a Patrick Gamper, davanti c'è Patrick Gamper, dietro abbiamo visto Wildauer, poi con il numero 38 vediamo c'è Mario Gamper, l'altro Gamper, e con il numero 40 c'è Samuele Rivi, quindi 3 atleti della Tirol su questi 19 corridori, quindi 19 corridori al loro inseguimento, dentro c'è anche Filippo Mori della formazione della Work Service, quindi insomma un gruppo molto folto, ma stanno rallentando, hanno 20 secondi di distacco, quindi però stanno rallentando. Ripetiamo alcuni sponsor di questa gara come Graziani Marmi SRL, Fili Antonio Antonioli SRL, Cava in Galleria, poi Baglini Macherini Ascensori, poi anche i marmi di Carrara Marble Industry, poi L Marmi Specializing in Fine Marble, e qui siamo con le immagini sempre ancora più dietro, perché ripetiamo, il primo gruppetto che abbiamo visto di 19 era a 20 secondi, questo è un gruppo a 1.50, è molto folto, lo vediamolo, ci sono ancora le maglie della Tirol KTM, dobbiamo dire che stanno facendo una gara incredibile con il numero 11 della Beltrami, si tratta di Molagno Pegna, poi altri corridori della Colpack, corridori della Mastro Marco, Molini ha perso il treno giusto, dobbiamo dire, perché è rimasto chiuso nei 19 all'inseguimento dei primi 6, potrebbe aver perso il treno giusto anche perché dietro la General Store ne aveva 2, quindi non tirerà, la Tirol su 19 ne ha 3, quindi si va a complicare la situazione per coloro che vorrebbero inseguire, perché la Zalf ne ha solo 1. E la futura team Rosini ne ha 1, questo è un gruppo addirittura dietro,
Il loro distacco di questo gruppo è segnalato a 2.10 ed è il folto del gruppo a condurre gli atleti ora della... Gli atleti della Casillo Maserati con il numero 69 è Andrea Cervellera, dietro gli atleti della Team Cinelli, poi arrivano anche gli atleti della Franco Ballerini, però ormai sono fuori dai giochi questi corridori, sono fuori dai giochi, ci sembra Tommaso Fiaschi della Beltrami Opla, ma ormai per loro la corsa possiamo dire è andata, perché quei 25 che hanno animato la corsa dovevano andarsi a giocare la gara, ma eravamo rimasti con 6 atleti al comando, li ritroviamo tuttora al comando, il loro vantaggio al 103° chilometro a 3 giri al termine è aumentato 56 secondi, erano solo 20 secondi quando sono partiti, ora erano 56, l'avevamo detto, la Tirol aveva 3 corridori, la General Store ne aveva 1, quindi potevano contare su vari compagni di squadra. È passata a condurre con il numero 111 ora Luca Rivi della Palazzago, passa ora Ciocri El Medi, qui siamo con Paolo Baccio, poi eccolo, sta cercando di nutrirsi, di prendere anche degli zuccheri, Patrick Gamper della Tirol con il numero 55, George Kimber della Oswald Zappi, l'atleta della General Store con il numero 87 Tommaso Rigatti, saranno loro probabilmente a giocarsi la gara, anche se 56 secondi sono tanti come sono pochi, perché mancano sempre 3 giri al termine e c'è ancora da fare delle salite. Ricordiamo, l'ultimo giro c'è la doppia salita, non c'è solo quella che hanno fatto fino ad ora. E dietro c'erano, ricordiamolo, 19 atleti, ma ora le immagini ci fanno capire che dai 19 corridori sono usciti 2 atleti. Uno è Bildauer Marcus del team della Tirol KTM, l'altro è l'atleta della Zalf Aeromobili Desiree, si tratta di Edoardo Faresin, che sono loro due che stanno cercando di rientrare, sono a 56 secondi, questa coppia è a 56 secondi dai 6 davanti. Ricordiamolo, la Zalf non ha nessuno davanti, Bildauer ha invece Patrick Gamper, quindi non dovrebbe dare tanto manforte l'atleta da Tirol, anche se potrebbe aiutare ancora di più il suo compagno di squadra. Qui dietro invece vediamo che i 19, che ora sono rimasti in 17, hanno ancora di più rallentato l'andatura, perché forse hanno capito che non c'è molto da fare. Il distacco è di 1:17, 1 minuto e 17 secondi. Sembra Matteo Sobrero, nelle immagini sembra Matteo Sobrero, l'atleta nelle immagini della Dimension Data, lo ripetiamo, è una corsa che ha visto vincere tanti corridori passati anche al professionismo. Abbiamo detto di Biasci, abbiamo detto di Alessandro Baronti in maglia Bottegone Pistoia del 93, ci siamo scordati della vittoria di Gabriele Balducci nel 1996 in maglia Grassi Mapei, poi abbiamo detto della vittoria di Matei Mugerli, due anni diversi a 10 anni di distanza l'uno dall'altro, nel 2004 e nel 2014. Abbiamo ricordato la vittoria di Raffaele Andriato del 2011 in maglia Petroli Firenze, lui passato al professionismo, brasiliano, ricordiamo la vittoria nel 2008 di Simone Stortoni in maglia Neri Lucchi Comauto. E torniamo con le immagini sulla corsa, siamo al 114° chilometro, sono sempre 6 gli atleti e stanno andando a iniziare la salita. Abbiamo visto il primo piano di Paolo Baccio, qui il primo piano di Ciocri El Medi, qui invece siamo su Tommaso Rigatti della General Store, sta facendo lui ora l'andatura, alle sue spalle si alza sui pedali, sta, diciamo come si dice in gergo, danzando sui pedali Ciocri El Medi della Dimension Data, sembra essere più attivo rispetto ai suoi compagni, più possente la pedalata invece di Patrick Gamper, passa ora l'atleta della Oldsworth, Zappi, si tratta di Kimber George e poi Luca Rivi della Palazzago a chiudere, sembra il più affaticato tra i 6 e loro sono rimasti sempre in 6, qui dietro siamo invece con il gruppo alle spalle, anche se dobbiamo dire che davanti a questi 17 corridori, anche se secondo me hanno perso, si vede anche che hanno perso degli elementi, ci sono due corridori, lo ripetiamo, con il numero 6 è Edoardo Faresin della Zalf e Marcus Bildauer della Tirol, loro sono i più immediati inseguitori dei 6 al comando, qui siamo invece col gruppo dietro, questo gruppetto ha un distacco di un primo e 15 secondi, qui
Stiamo risalendo e con le immagini ci dicono che dal gruppo non è che si erano staccati gli uomini, ma hanno attaccato, perché con il 40, sempre della Tirol, si trattava di Samuele Rivi. E qui siamo invece con i più immediati seguitori dei 6 atleti al comando: Wildauer Marcus e Edoardo Faresin, uno in maglia Tirol, l'altro in maglia Zalf. Ricordiamolo ancora, Wildauer ha Patrick Gamper davanti, mentre invece Faresin ha tutto l'interesse di rientrare, perché chiaramente non hanno nessuno, la Zalf si è fatta accogliere di sorpresa, quindi avranno molto interesse. Non sappiamo ancora il loro distacco. Siamo al GPM, quasi al GPM, sta tirando per ora Chokri El Medi, si gira un attimo, alle sue spalle l'atleta della General Store, si tratta di Tommaso Rigatti, poi Patrick Gamper, Paolo Baccio in quinta ruota, Kimber George in quarta posizione, a chiudere sempre Luca Rivi della Palazzago, sta facendo un'andatura molto forte. Qui siamo in galleria, vedete l'acqua che scende giù dalle cave e che quindi infanga le biciclette, le gambe e anche la faccia, il volto degli atleti. Quindi bellissimo questo scenario sotto questa galleria illuminata. Vediamo ancora l'atleta della Dimension Data, sta facendo un forte andatura, perché lo vediamo dalle gambe come le sta muovendo, molto forte, sta cercando di risalire ora Paolo Baccio. Siamo vicini al GPM, quindi è molto importante prendere punti. Siamo vicini all'uscita da questa galleria bellissima, non si può altro che ammirare queste cave di marmo. Dobbiamo dire che il marmo di Carrara è riconosciuto in tutto il mondo, è uno dei materiali più, diciamo, anche lussuriosi, tra parentesi, nel senso che molte persone cercano di utilizzarlo per abbellire ancora di più la casa. È un materiale pregiato, il marmo di Carrara. Qui ancora le immagini sotto la galleria, c'è lo scatto, lo vediamolo, è Paolo Baccio con Luca Rivi, i due, soprattutto Rivi che sembrava più stanco, invece no, ha cercato di reggere la ruota, ma il GPM è passato prima Paolo Baccio della Colpack davanti a Luca Rivi, e terzo è passato Chokri El Medi della formazione della Dimension Data. Questi i primi tre al passaggio: Baccio, Rivi della Palazzago e Chokri El Medi della Dimension Data, sono loro che sono passati. Stiamo arrivando con il resto, eccolo qui Wildauer con Faresin, il loro distacco è segnalato a 50 secondi, ma Faresin ha avuto un piccolo problema nel fare la curva. Qui invece siamo al gruppo dietro, al gruppetto dietro, 1.40 il distacco di questi corridori con il duo della Mastro Marco Sensi Nibali, c'era anche un atleta, Manuel Allori della formazione Franco Ballerini. Qui invece siamo con altri corridori, il loro distacco, qui siamo addirittura siamo oltre il minuto, forse anche vicino ai 2 minuti, quindi ecco che continuano a scorrere le immagini dei vari corridori, però è stata fatta una grandissima selezione anche per via del vento, perché c'è stato molto vento, il tempo dal sole che c'era molto bello, è arrivata il nero sulla corsa, possiamo dire, le nuvole e il buio, quindi speriamo che possa reggere per tutto il resto della gara. Qui le immagini del lungomare e del passaggio, perché siamo al chilometro 128, siamo al passaggio all'arrivo, 2 giri al termine, quindi ora ci sarà il giro più corto di 16 km, passaggio sotto l'arrivo, suono della campana e si andrà a fare la doppia salita. Eccolo qui il palco dove lo speaker Daniel Guidi ha animato la corsa, mentre qui siamo con le immagini sempre sui 6, sul sestetto che sta animando questa corsa da diversi chilometri ormai: Paolo Baccio della Colpack, Luca Rivi della Palazzago, Kimber George della Oldsworth Zippy, poi della General Store, Tommaso Rigotti, poi della Dimension Data e Chokri El Medi, Patrick Gamper della formazione della Tirol, una delle formazioni che sta sorprendendo in questa gara, perché dietro a Wildauer Marcus, ancora più dietro c'è Samuele Rivi, quindi dobbiamo dire che è una grandissima formazione questa qui, una formazione straniera, austriaca. È passato proprio Patrick Gamper a fare l'andatura, dietro eccolo qui Paolo Baccio a fare sempre l'andatura, poi Tommaso Rigotti, sta passando il gruppetto dietro,
Sono esattamente 13 gli atleti, perché dobbiamo dare un'ulteriore modifica di quello che è successo dietro, perché Faresin e Wildauer sono stati ripresi dai corridori dietro. Qui vediamo Manuel Allori, poi troviamo Rossano Mauti della futura team Rosini, poi della General Store col numero 85 troviamo in maglia General Store è di Felice Francesco, l'abbiamo detto, di Manuel Allori in maglia Franco Ballerini, Wildauer Marcus e Rivi Samuele della formazione da Tirol, Pietrini Luigi della Maltinti, poi con il numero 8 dovrebbe essere Castagno Munoz, Sebastian Alexander della Beltrami Opla, ecco che passa ora a fare l'andatura Edoardo Faresin della Zalf Aeromobili Desiree. Si stanno controllando il loro distacco, il distacco di questi 13 atleti è di 1 minuto e 05, quindi si sono un po' avvicinati perché hanno ripreso Wildauer e soprattutto Faresin, però ora c'è stato uno scatto di Felice della formazione della General Store, ripreso subito da Wildauer. Loro ora la Tirol, che ne ha due di corridori, perché oltre a Wildauer c'è anche Rivi, cercheranno di tenere tutto chiuso. Vediamo col numero 75 è passato ora Davide Masi, che è corridore della formazione della Mastro Marco Sensi. Non abbiamo individuato di chi si trattava della BS Carrera. Qui passa un duo, il numero 4 della formazione della Zalf è a Bagnate Pasquale. Il distacco di questa coppia è di 1 primo e 55 secondi. E qui altri atleti, questo è il gruppo. Il gruppo ha 2 primi e 10 secondi. Il distacco è molto forte. Col numero 118 l'abbiamo visto della Work Service Riccardo Lucca, che eccolo qui, anche le formazioni della Monaco, con il numero 61 si trattava ora davanti a fare la datura Adam Stenson, formazione straniera, quindi fa piacere vedere comunque, vediamo le formazioni straniere sempre lì davanti, anche perché aiuta i corridori nostrani, i corridori italiani a prendere anche un po' di confidenza con il mondo internazionale. Con il numero 1 a fare l'andatura ora è Gregorio Ferri, lui vincitore dello scorso, della 31esima edizione di questa corsa. L'anno scorso fu proprio lui in volata con altri due a vincere. Qui invece con le immagini siamo al chilometro 138, Paolo Baccio che va a prendere ora da una borraccia per Ciocri del Medi, bellissimo questo gesto, il corridore della Colpack che è andato ad aiutare il corridore della Dimension Data, ha preso lui la borraccia per il compagno di fuga, e dobbiamo dire che non sono più in 6 al comando ma sono 5, perché lo avevamo detto sulla salita prima, cosa che non era brillantissimo, ma ancora di più ora perché ha perso contatto il corridore della Palazzago, Luca Rivi, ha perso contatto Patrick Gamper che va a prendere il rifornimento dall'ammiraglia, sta anche parlando con il suo direttore sportivo per capire la situazione alle sue spalle, per capire se dietro ci sono i suoi compagni, probabilmente è stato informato del fatto che dietro ci sono Wildauer e Rivi Samuele che possono dargli manforte, quindi permettere che da dietro non rientrino. Stiamo entrando in Carrara come le nostre immagini ci fanno vedere, 5 atleti al comando, ha perso le ruote Luca Rivi, lo ripetiamo, Paolo Baccio, Ciocri del Medi, Ciocri del Medi della Dimension Data, Paolo Baccio della Colpack, Patrick Gamper della Tirol, qui siamo dietro con l'atleta della BS Carrera, il 17 era Michael Picot, con il numero 40 Rivi Samuele della Tirol, ancora lui, perché quando c'è un attacco ovviamente vanno subito a chiudere, stanno rientrando altri atleti, Edoardo Faresin della Zalf Aeromobili Desiree con il numero 85 della General Store, si tratta di Felice Francesco, sono loro due che stanno cercando di entrare sulla coppia che è evasa dal gruppo, sono loro due che stanno cercando di riportarsi su Rivi Samuele e Michel Picot, dietro, eccolo qui, ancora più dietro Marcus Wildauer con Manuel Allori, erano 13 questi atleti, ripetiamolo, è scoppiata la corsa dietro ai 6, dietro ai 5 possiamo dire perché Luca Rivi della Palazzago ha perso le ruote, sono questi 13 che ora si stanno dando battaglia per provare anche a rientrare magari, perché la situazione fino a qualche tempo fa diceva che erano a 1.05, quindi era ancora recuperabile la situazione, abbiamo visto Wildauer Marcus, poi abbiamo visto anche Manuel Allori e qui siamo tornati sulla testa della corsa, 143 km,
143esimo chilometro, il passaggio, suono della campana, ultimo giro, c'è la doppia salita da affrontare, quindi sembra che saranno questi 5 a giocarsi la corsa, questi 5 corridori: Paolo Baccio della Colpack, Kimber George della Oldsworth Zappi, Tommaso Rigotti della General Store, Patrick Gamper della Tyrol KTM, Chokri Elmedi della Dimension Data. Sembra essere proprio loro 5 che si andranno a giocare la corsa. Ci saranno, ripetiamolo, la doppia salita, perché oltre la salita di Ponti di Vara c'è anche la salita di Bedizzano. È molto più corta rispetto a quella di prima, ma molto più dura, quindi potrebbe essere anche quella che fa la selezione. Poi per andare verso l'arrivo si va verso la discesa, quindi chi, se uno prende un po' di vantaggio, può anche farcela. Intanto vediamo che questi 5 vanno ancora d'amore e d'accordo. Qui siamo dietro, il quartetto si è unito, quindi Paresin e Di Felice sono rientrati su Picò e su Rivi Samuele. Ripetiamolo, uno della BS Carrera, l'altro della General Store, della Sport, l'altro della Zalf Aeromobili Desiree. Qui immagine dell'atleta della Tyrol KTM, lui davanti a Patrick Gamper. Non abbiamo il... abbiamo il riferimento di questi quattro atleti, sono a un primo e 15 secondi, quindi è importante, anzi scusate, ci correggiamo perché il loro distacco è di 52 secondi, quindi tutto ancora da scrivere. Tre atleti, Pietrini Luigi sembra della formazione della Maltinti, Manuel Lallori della Franco Ballerini e l'altro è Bildauer Marcus. Sono loro tre che sono riusciti a evadere da il restante del gruppetto dietro. Sono loro a essere a un primo e 15 secondi. Eccolo qui, Manuel Lallori, poi c'è Pietrini Luigi, dietro Wildauer Marcus. Loro tre stanno cercando di rientrare sul quartetto davanti. Davanti Wildauer, arrivi Samuele, poi c'è Edoardo Faresin, suo ex compagno di avventura fino a qualche chilometro fa, prima di essere ripreso dal gruppo dietro. Poi abbiamo detto di Felice della General Store. Qui dietro siamo ancora con un altro terzetto, Davide Masi, poi c'è Rossano Mauti della futura team Rosini e poi era l'atleta della Beltrami Opla, si trattava di Castagno Muñoz. Qui dietro invece il gruppo, i tre che abbiamo visto passare ora sono un distacco superiore al minuto, e questo invece altri atleti al passaggio, si attende il gruppo che viene segnalato con oltre 4 minuti. Eccolo qui, il gruppo Ammiragli ha oltre 4 minuti, quindi ormai è andata, saranno loro 5, bisogna aspettare a vedere, perché i 4 dietro erano segnalati a 52 secondi, ripetiamolo, c'era un corridore da Tirol che davanti aveva Patrick Gamper, poi c'era Rivi Samuele, c'era Edoardo Faresin della Zalf, c'era Di Felice della General Store e c'era della Carrera Michel Picot. Siamo al 156esimo chilometro, si va verso l'ultima salita e c'è stata un'ulteriore selezione. Perdono contatto due atleti, rimangono Patrick Gamper della Tyrol, Paolo Baccio della Colpack e Chokri Elmedi della Dimension Data. Sembra essere il più brillante l'atleta della Dimension Data, hanno perso le ruote Kimber George della Oldsworth Zappi e l'altro atleta che faceva parte del primo gruppo era Tommaso Rigatti della formazione della General Store, quindi loro due si sono staccati. È bastata una piccola progressione, perché non c'è stato un vero e proprio attacco, ma solo una progressione di Patrick Gamper per far perdere ruote a Rigatti e a Kimber George della Oldsworth Zappi. Qui le immagini sull'atleta della General Store, Tommaso Rigatti, che sta cercando di rientrare, con lui l'atleta straniero della Oldsworth Zappi, Kimber George, stanno cercando di andare a richiudere questo buco che si è andato a creare. Li vedono, sono lì davanti i tre atleti. Lo ripetiamo, secondo noi il più brillante era Chokri Elmedi, era proprio lui il più brillante, l'atleta della Dimension Data che danzava sui pedali. Paolo Baccio, anche lui si alza spesso sui pedali, rimane invece sempre seduto sulla sella.
Patrick Gamper. Qui siamo dietro, si sono riuniti il quartetto e il terzetto, sette uomini al loro inseguimento, stanno parlando ora Marcus Wildauer e Rivi Samuele della formazione della Tirol KTM, Manuel Lallori, poi Di Felice della General Store, Michel Picco della BS Carrera, Edoardo Faresin della Zalfero Mobili, eccolo lì, sono loro, sono sei atleti al comando, scusate, hanno un distacco di un minuto, sono due gli altri, però dobbiamo dire la Tirol, bravissimi, sono stranieri ma stanno facendo veramente una gara incredibile, davanti Gamper e dietro due, e altra evoluzione perché Tommaso Rigotti non ce la fa, deve cedere il passo anche a Kimber George della Oldsworth Zappi, che prima era stata a ruota e poi ha deciso di andare da solo, ed eccolo qui i tre, eccoli qui i tre, sempre Patrick Gamper a fare l'andatura con la sua andatura molto regolare, dietro c'è Paolo Baccio, ancora più dietro, una pedalata molto agile, addirittura guardate sembra dover smettere di pedalare l'atleta della Dimension Data, ciò crea il media, proprio così, ora prende due sorsate d'acqua, sembra essere il più brillante, ciò crea il media, guardatelo, il primo piano sull'atleta straniero, lo guarda un attimo Patrick Gamper, che poi si volta a vedere quanto è il vantaggio sui due immediati inseguitori, Paolo Baccio, lui ha l'occasione di poter vincere questa gara a carattere internazionale, lui possiamo dire sta portando in alto il tricolore italiano, ma onore anche ai due atleti stranieri, bravissimi, sia Patrick Gamper che Chokri Elmedi, una corsa durissima, una corsa che però è anche stata fatta su una delle zone più belle della Toscana, perché Carrara, Marina di Carrara, le cave del marmo sono veramente bellissime come scenario di una gara, quindi vediamo la natura, stanno ancora risalendo questa ultima salita. Patrick Gamper in seconda posizione, dietro Paolo Baccio e poi Chokri Elmedi davanti, il mare, guardate, bellissimo, il mare di Carrara, com'è bellissimo come scenario, e qui siamo tornati sui primi tre che, ripetiamolo, hanno fatto la selezione, ancora Patrick Gamper, l'ha presa lui in testa quella salita, l'ha presa lui in testa. Dobbiamo dire che tra i tre è quello che ha il fisico più possente, guardate le gambe, siamo entrati intanto in galleria che poi porterà verso il GPM, bellissimo, lo ripetiamo, questo scenario, le cave che circondano i tre battistrada, Patrick Gamper, Chokri Elmedi nel mezzo, Paolo Baccio davanti, orgoglio italiano in questa gara internazionale, complimenti anche a Patrick Gamper che stavamo dicendo è più possente, ha un fisico più possente, guardate le gambe di Patrick Gamper, basta vedere le gambe di Patrick Gamper rispetto a quelle di Chokri Elmedi e quelle di Paolo Baccio, ma guardate anche i rapporti molto diversi, perché molto più agile la pedalata di Chokri Elmedi, molto più dura la pedalata sempre sulla sella di Patrick Gamper, che si volta un attimo a voler controllare se la situazione alle sue spalle è cambiata. Alle sue spalle veniva segnalato Kimber George, che era riuscito a staccare il corridore della General Store Tommaso Rigatti, poi dietro c'era un sestetto e lì Gamper aveva due compagni, Marcus Wildauer e Rivi Samuele, poi c'era Manuel Lallori della Franco Ballerini e poi c'era Michel Picco della BS Carrera. Siamo usciti e siamo al GPM, vediamo chi lo andrà a vincere, se è sempre Paolo Baccio, ed è così, stanno cercando di fare la guerra lui e Chokri Elmedi, ma va a concludere lui di nuovo primo, dovrebbe essersi aggiudicato anche la classifica con questo primo posto, ennesimo primo posto sulla salita del GPM. Stiamo aspettando i più immediati inseguitori, sono tornati insieme, eccoli, sono tornati insieme, ma vengono segnalati a 45 secondi ormai, saranno loro tre a giocarsi quindi la gara, 45 secondi per questo duo, Kimber George della Oldsworth Zappi e Tommaso Rigatti della General Store, quindi loro due sono assegnati a 45 secondi, erano prima con loro, ma le energie, è bastata una piccola progressione per far capire chi ne aveva di più, e i tre davanti ne avevano da vendere rispetto a loro, e ora si va verso la discesa che porterà non all'arrivo ma alla seconda salita di Bedicciano. Qui abbiamo iniziato la salita di Bedicciano, appena finita la salita e siamo con le immagini con Tommaso Rigatti rimasto solo, quindi eccolo qui, stiamo risalendo su la testa di Usor, Zappi, era Kimber George, aveva staccato Tommaso Rigatti, qui
ci sono tante sculture di marmo e siamo sui tre. Siamo sui tre, eh. Ormai siamo sui tre. Eccoli qui, c'è, si stanno controllando. Guardate, un'occhiata di Chocriel Media a Paolo Baccio. Non si smuove invece dalla sua posizione Patrick Gamper. Ora sì, per voltarsi un attimo e controllare se dietro possono rientrare, ma può stare tranquillo, saranno loro tre a giocarsi la gara. Bisogna vedere chi può essere anche più veloce se arrivano loro tre. Ma la salita di Bedicciano è dura, è più corta ma è dura. Paolo Baccia a fare l'andatura in questo momento, l'atleta della Colpack, l'unico italiano rimasto a potersi giocare questa gara. Ancora lui, il primo piano di Chocriel Medi, sembra essere il più attivo, si alza sui pedali, danza sui pedali, veramente è bello, è bellissimo vedere questo atleta che si alza sui pedali. Paolo Baccia anche lui sui pedali ora, sempre invece con la sua posizione, sempre a sedere, ricorda molto per il modo di stare in bicicletta un altro atleta straniero, lui è un Sir Bradley Wiggins, sempre a sedere sulla quando c'era da stare in salita perché soffriva più degli altri. Lui sta reggendo molto bene però, non sta faticando, anzi è lui che ha fatto la differenza nella salita per portare via questo terzetto. Ora passa davanti invece Chocriel Medi, sicuramente il più scalatore dei tre. Paolo Baccio passa ora. Andiamo a vedere anche il rapporto, addirittura c'è il rapporto lungo per quello che riguarda, sembrava Patrick Gamper che sta facendo l'andatura, lui che è molto possente, l'abbiamo vista anche la sua gamba, gamba più fine invece quella dell'atleta che con il dorsale 19, Chocriel Medi, sembra faticare un po' invece in questo momento, sembra un attimo stia faticando, si sta andando a delineare la situazione. Da un po' di tempo si è delineata con i tre davanti, ma ora chissà, magari vicino alla fine. Sembra che Chocriel Medi sia un po' in difficoltà, si alza sui pedali in maniera un po' più legnosa, un po' più possente. C'è uno scatto, ci prova, era solo una tattica quella di Chocriel Medi, che aveva fatto capire che non ce la faceva più per provare l'attacco finale. Ci prova Chocriel Medi, era il più attivo, era quello che ci sembrava avere la pedalata migliore in salita. E adesso si svolta e si va verso la discesa, eccola qui, inizia qui la discesa della salita di Bedicciano. Ma niente da fare, non ha lasciato andare Patrick Gamper, inizia ora la prima curva verso la discesa. Lo sono andati già a riprendere? Sì, praticamente sono insieme ancora tutti e tre. In ultima posizione Paolo Baccio, non è stato lui a riprendere però Patrick Chocriel Medi, è stato Patrick Gamper, l'atleta della Tirol. Dicevamo che era più scalatore Chocriel Medi, ma Patrick Gamper con una grandissima gamba è riuscito a cosa. Siamo già ormai in fine discesa, se è finita la discesa, e abbiamo visto che in discesa ha preso una sessantina di metri Patrick Gamper davanti a Paolo Baccio e a Chocriel Medi. Sono loro tre, sembra però voler riprendere fiato Baccio, come a voler dire ci possiamo farcela a rientrare. Ma ripetiamolo, noi abbiamo visto una grande gamba di Patrick Gamper in salita, quindi secondo noi quando ci sarà da fare in pianura, ci sarà da menare, potrà far male. Paolo Baccio, eccolo, un cronometro per andare a riprenderlo, sempre 60 metri di distacco, non tantissimo, sempre i soliti 60 metri, fa fatica in pianura, è normale che faccia fatica. Chiede ora la collaborazione di Chocriel Medi, Paolo Baccio, è un cronometro per Patrick Gamper, che ora si mette addirittura in posizione aerodinamica per provare a fare la differenza, vuole portare il suo vantaggio a salire per essere più sicuro. Magari aveva paura di essere battuto in volata da uno dei due atleti più esili, più scattanti magari rispetto a un possente fisico come il suo. Eccolo qui, posizione aerodinamica, posizione da cronoman la sua, Patrick Gamper, il gigante austriaco che si è messo in posizione aerodinamica e sta forzando. Un cronometro anche per Paolo Baccio, non ce la fa invece Chocriel Medi a dare i cambi regolari all'atleta della Colpack, il gigante austriaco che sta facendo un cronometro vera e propria. Guardate il rapporto lungo per lui, ha passato Rondosso, ma guardate la gamba, la possente gamba di Patrick Gamper che si volta ogni tanto per provare a capire se c'è modo di guadagnare ancora o se stanno rientrando. Non si è più voltata ancora, sta andando sempre avanti, ha diritto per la sua strada. Patrick Gamper, siamo dietro, anche per Paolo Baccio la posizione aerodinamica. Sta tirando soprattutto lui, chiede il cambio ora a Chocriel Medi, ma ovviamente non potrà fare molto, mani basse per l'atleta della formazione della Dimension Data. Stanno cercando di rientrare, ma non è facile perché l'andatura sembra che quando è passato l'atleta della Dimension Data si sia letteralmente rallentata.
siamo ai 5 km dall'arrivo, 5 km dall'arrivo, il vantaggio è salito da 60, siamo passati a 100, 150 metri, passa ora di nuovo Baccio che prova a rilanciare l'andatura e ad andarsene perché ha capito che Ciocri e il Medi non può aiutarlo, quindi una cronometro dietro, una cronometro anche per Paolo Baccio, davanti sempre Patrick Gamper della Tirol KTM, sembra faticare in questo momento Ciocri e il Medi e sembra perdere le ruote dell'atleta della Colpack perché... E il vantaggio è salito leggermente, è salito ancora leggermente il vantaggio di Patrick Gamper. Si volta Paolo Baccio, uno sguardo dietro per vedere se è riuscito a staccare, a fare la differenza su Ciocri del Medi, che in pianura farà fatica, però ora sta rientrando, anche perché forse Paolo Baccio, guardate, l'ha data su, guardate, ha voluto aspettare, non ce la fa, ha capito che forse rientrare su Patrick Gamper da solo non può farcela, devono andare da soli. Siamo alla rotonda e siamo ai 3 km dall'arrivo. 3 km dall'arrivo, siamo sempre con Patrick Gamper, l'atleta della Tirol. Ha fatto un'ultima salita di Bedicciano incredibile. Il cartello che indica 3 km dall'arrivo, ancora una cronometro per lui. Tutta pianura ora, ha fatto una grandissima salita di Bedicciano. Lui ha fatto la selezione sull'ultima, sulla penultima salita. Poi su Bedicciano c'è stato l'attacco di Ciocri e il Medi ed è stato lui con la sua progressione a riportarsi sotto. Non è stato Paolo Baccio ma lui, quindi vuol dire che la gamba c'era. E poi l'attacco in discesa, l'attacco in discesa per provare a prendere quei 60 metri. Da 60 è andato a 100, da 100 a 150 e ora ha un buon margine per portare a termine la sua cronometro, a portare a termine questa grandissima impresa, la vittoria di questo 32esimo Gran Premio Industria del Marmo. Siamo sempre con lui, tante le rotonde da passare. Un calvario infinito quello per Patrick Gamper che vorrebbe vedere lo striscione. Siamo ai 2 km dall'arrivo. Lui che vorrebbe magari vedere lo striscione d'arrivo, avvicinarsi sempre di più. Il gigante austriaco che sta cercando con la sua possente pedalata, rapporto lunghissimo per lui. Si volta ora un attimo per vedere se la situazione è cambiata. La faccia infangata per via dell'acqua che scende giù lungo la galleria delle cave del marmo. Bocca aperta, sta cercando di dare tutto, sta dando tutto, ormai il fuori soglia non si guarda più, si gira, si volta, il vantaggio è aumentato ancora, si volta ancora, ora sembra aver rallentato un attimo perché ha capito che è sua. Siamo all'ultimo chilometro, eccolo qui, ultimo chilometro, e possiamo dire, a meno che non ci siano delle sorprese, non succeda nulla, Patrick Gamper dovrebbe farcela a vincere questa gara. Ha fatto una cronometro negli ultimi 5-6 km, è arrivato in fondo alla discesa, aveva 60 metri. Paolo Baccio ha provato subito a rientrare, da 60 è andato a 100, poi a 150. Già esulta Patrick Gamper, ha capito che sarà lui, gli è stato detto qualcosa dal nostro operatore, chissà, magari i complimenti a questo atleta austriaco, Patrick Gamper, che ha già capito che sarà lui il nuovo vincitore della 32esima edizione del Gran Premio dell'Industria del Marmo. La curva per andare a mettersi su quel dirizzone lunghissimo, su quel dirizzone lunghissimo. La gente che sta vedendo passare questo gigante austriaco che va ad imporsi in una gara durissima. Si pensava potesse essere uno scattista a vincere. Già il pugno a indicare che ormai è fatta, 300 metri all'arrivo. Ha già rallentato Patrick Gamper. È un applauso dietro all'altro, si va a prendere gli applausi della gente, guardate l'applauso tra due mari di folla, i due mari di folla, eccolo qui le immagini dall'arrivo, eccolo qui Patrick Gamper alza le braccia al cielo, le ributta giù un attimo ed è solo per esultare un'altra volta. Patrick Gamper vince la 32esima edizione del Gran Premio Industria del Marmo, la volata per il secondo posto, qui dietro Paolo Baccio e Ciocri del Medi, loro hanno dato tutto se stesso, ci ha provato in salita Ciocri del Medi, ci ha provato a riprendere l'atleta austriaco Paolo Baccio in pianura, parte ora Paolo Baccio lunghissimo, Ciocri del Medi sulla sua ruota, potrebbe farcela, è un testa a testa, ma passa in questo momento l'atleta della Dimension Data, seconda posizione, e la rabbia di Paolo Baccio. Dietro ancora evoluzione perché sta arrivando Wildauer Marcus, che è andato a riprendere gli altri che erano prima con il suo compagno di squadra, e andrà a chiudere in quarta posizione, eccolo lì, Wildauer Marcus va a chiudere anche lui. Complimenti alla Tirol KTM, primo e quarto posto, bravissimi. Wildauer Marcus va a chiudere qui la volata per il quinto posto. C'è un'altra atleta della Tirol, si tratta di Rivi Samuele, se non ci sbagliamo. C'è anche
L'atleta della BS Carrera, è successo qualcosa perché ci veniva segnalato dietro anche Targatti e gli altri atleti che facevano parte della fuga, ma a quanto pare non è stato così. C'è la volata di un atleta della General Store che prende di testa e va a concludere al quinto posto davanti a Rivi Samuele sesto, Edoardo Faresin settimo, e vediamo l'ottavo posto di Michel Piccot, di Felice Francesco quinto, Rivi Samuele sesto, settimo Faresin, ottavo Michel Piccot della BS Carrera. Aspettiamo, eccolo qui, il nono che è Olzas Bayambayev della Astana City, volata per il decimo posto, l'ultimo della top 10. Si tratta di Manuel Allori con l'atleta che era in fuga con gli altri. Ha fatto veramente, Manuel Allori è più veloce, è più velocista, però occhio perché Kimber George non gliela vuole dare su, ma ce la fa l'atleta della Franco Ballerini a cogliere il decimo posto. Sta arrivando anche l'atleta che fino all'ultima ascesa era Rigatti Tommaso, va a chiudere, devono essere crollati veramente Rigatti Tommaso e Kimber George, perché hanno fatto una cosa, sono crollati perché Wildauer Marcus, ma anche quelli dietro sono andati a riprendere, addirittura Allori è riuscita a riprendere i due, quindi hanno veramente rallentato e forse una crisi, chissà. Ripetiamo la vittoria di Patrick Gamper mentre stanno arrivando gli altri, ricordiamolo, questa gara internazionale, 32esimo Gran Premio Industria del Marmo, è andata a Patrick Gamper davanti a Ciocri El Medi e a Paolo Baccio, poi Marcus Wildauer quarto, Francesco Di Felice quinto, Rivi Samuele sesto, Faresin Edoardo settimo, ottavo Piccon Michel, Olzas Bayambayev nono e decimo Manuel Allori. Ancora gli altri arrivi, bravissimi tutti, ma un complimento ancora di più va fatto a quelli che erano lì. Quindi siamo con le immagini alla premiazione e con queste immagini possiamo andare alle interviste di rito ai protagonisti. Patrick Gamper, Tirol KTM, it was a very thought victory to get a difficult victory. Yes, it was very very hard race in the beginning, after that it was very tactical. I didn't expect to win today, I hoped, but it was really a hard race. Your team had the first, the fourth and the sixth, a very important race for us. Yes, it's a really nice race. It was a big goal for me in the season. We have a very, very strong team. Not a lot of victories, but some really good performances. And now we are looking forward to the Baby Giro. Who dedicate this victory? Today is Mother's Day, so to my mother. Thanks Patrick Gamper. Thank you. Abbiamo sentito le impressioni del vincitore Patrick Gamper, che ha ovviamente dedicato la gara alla mamma, essendo il giorno della mamma. Ha detto che il suo team ha fatto una grandissima gara, ha lavorato tutto il giorno e ha riuscito a portare a casa questi tre piazzamenti, la vittoria, il quarto posto e il sesto posto, e in più ha detto che è stata la sua prima vittoria stagionale, una gara molto difficile per lui, anche per via del vento che c'è stato. Ciocri El Medi, Dimension Data, the difficult second place for you in this race. Actually, it was a great race today. I'm really work for doing good result today, but I was good in the race and I was looking forward to do podium. But on the final, the guy from Tirol was strong in the descent, and actually, which is for the catch him in the last guy, but he was more strong, and the second place for me it's good, and maybe we're looking forward for the next races to be in the first places. Congratulations for you and this team at today work for you. Yeah, I want really to say thanks to my teammates and everyone in the team support me, and it was really good race and hard race on the same time, but it was really nice. Ciocri El Medi ha detto
detto, ha voluto ringraziare il suo team per aver lavorato per lui tutta la giornata. È stata una gara molto difficile, lui ha lavorato tantissimo per ottenere questa seconda posizione, ma è stato difficilissimo contrastare il team della Tirol KTM, che ha fatto una gara stupenda. Lui è molto contento però di questo secondo posto, lo ha ripetuto più volte, del fatto che ha lavorato duramente per ottenere questo secondo posto in questa gara. È molto contento di questo risultato e della gara, che ha espresso essere stata una bellissima gara per lui e per il suo team. Paolo Baccio, terza posizione, è stata una gara difficile, è difficile per via anche del vento, del tempo. Tu l'hai animata sin dal primo giro? Sì, ho provato ad andare via in fuga varie volte e alla fine sono riuscito a prendere anche la fuga che poi è arrivata all'arrivo. L'atleta che ha vinto è andato veramente forte, gli ultimi 4 km era sempre lì ma non riusciamo mai a riprenderlo. E poi in volata mi ha battuto anche l'altro corridore della dimensione data e quindi è arrivato un buon terzo posto ad una gara molto importante. Anche perché è stata una fuga prima a 5, poi siete rimasti in 3. Nel finale vi siete un po' guardati, anche perché da dietro stava rientrando un compagno di Patrick Gamper, da dietro forse l'avevate saputo, quindi magari c'era anche questo controllo da parte suo che non voleva cercare anche di agevolare il suo compagno. No, non ci siamo controllati, anzi. Nell'ultima salita facevo io il passo, poi lui è scattato e anche l'atleta della dimensione data in vista del GPM ha provato un allungo e siamo scollinati tutti e tre insieme però. E poi niente, in discesa, fine discesa ha preso quei 50 metri che poi l'ha fatti diventare 100, 200 e poi non l'abbiamo più rivisto. Con Bruno Bianchi, uno degli organizzatori di questa gara, siamo giunti al 32esimo anno di questa gara, che non è una gara a caso perché non è regionale, non è nazionale, ma è a livello internazionale. Oggi i primi tre, due erano addirittura stranieri. Sì, diciamo che il podio era di grande spessore, con un atleta della dimension data, quindi africano, un atleta dell'Austria e un atleta italiano molto valido della Colpa, che sicuramente è un podio di altissimo livello. Oggi è stata una gara molto particolare perché il vento l'ha condizionata molto e si è visto, diciamo, un frazionamento da gare del nord, da gare dove ci voleva la capacità di fare ventagli per stare, diciamo, compatti e rimanere in gruppo, ma probabilmente questi ragazzi queste cose qua non le conoscono ancora, non sanno ancora come muoversi in questa situazione, quindi si è trovata quasi una gara uno contro uno. Bisogna dire che se è 32 anni che fate questa corsa, un motivo e anche un ringraziamento a qualcuno va. Sì, sicuramente noi in questi ultimi anni dobbiamo ringraziare molto diciamo, soprattutto il Fiorino, il nostro sponsor principale, e soprattutto gli altri imprenditori del marmo che ci danno un grosso aiuto e ci consentono in questi ultimi anni di fare il salto di qualità nell'organizzazione e quindi permetterci ancora una volta di organizzare una gara internazionale di alto livello. Con Giorgio Borghini, direttore generale della corsa, allora, una vita di atletciclismo, siamo giunti alla 32esima edizione di questo Gran Premio Industria del Marmo, non è facile fare 32 edizioni? No, che non è stato facile per niente, siamo partiti 32 anni fa con un zoccolo, che si dice Carrara, e una ciabatta, e siamo arrivati all'apice. Una corsa come questa qua che impone dei grandi sacrifici economici, direi, e poi piano piano ti innamori di questo ciclismo, ti innamori di quello che hai fatto, e conosci tanta gente, le porte sono sempre aperte se Dio vuole, e si vive certe volte anche la giornata. No, una domanda semplice: avrete ancora voglia di portare questa gara, che non è a livello regionale ma internazionale, avanti ancora nel tempo? Ma nella nostra società io sono un tipo che sono perfezionista e ci sono 4-5 giovani bravissimi che porteranno avanti poi ancora questa gara.
Le risorse, i giovani sono un po' resti, si prendono un po' vergogna andare in giro, e io sono uno di quelli che vado a sentire per, si può dire per metà, anche a 6 mesi di perlustrazione in seno alle aziende, ho aperto la porta a tutti. Io non ho vergogna di niente, magari a qualcuno mi manderanno anche a quel paese, però in fondo ci arriva. Questa è una corsa che costa tanti soldi. Per poter arrivare in fondo ci vuole tanti sacrifici. Sacrifici che io prendo il mio motorino, vado in giro dal mattino alla sera e porto i benefici per poter portare avanti. Io con questa intervista sono un po' restio e voglio ringraziare, avete visto tutti, uno spiegamento di forze della Polizia Municipale come oggi io non l'ho mai visto. Altrettanto una corsa faticosa con questo vento che ci ha danneggiato per tutta la giornata. Prima l'abbiamo pagato al mattino con lo striscione che è volato, se Dio vuole non è successo niente. E andiamo avanti, è già pronta l'edizione numero 33 del prossimo anno. Speriamo che la salute ci mantenga ancora con tanta salute. E io voglio dire a questi giovani che si impegnano un pochino di più, e in modo che noi, più di così non si può fare, ma c'è il motivo di poter andare avanti.